Ciao a tutti i makers e amanti del quadro a te, benvenuti sul mio canale, il canale di Bywood. Questo è il primo video che carico. Come avete letto dal titolo, vi farò vedere come costruire un sottopentola fai da te, ma non un sottopentola qualunque, bensì un sottopentola 2 in 1, all'occorrenza può sempre servire. Questo è il primo video che carico, vi invito a lasciare un bel mi piace per incoraggiarmi e soprattutto iscrivetevi se vi è piaciuto il video, ne caricherò molti altri. Niente, non ho altro da dire se non godetevi il video, ciao! Quello di cui abbiamo bisogno per fare il progetto, quindi un listello di abete, una fresa con una punta per scavare il legno, della vernice brillante in colore per far risaltare il legno alla fine del progetto, colla Vinavil, un pennello, carta vetrata a grana media e da ultimo la sega circolare. Andiamo a vedere adesso come si fa il progetto. Il primo passaggio consiste nel tagliare il listello in modo da ottenere dei listelli più sottili. Il primo listello che dobbiamo ottenere deve essere spesso 2 cm e alto 1,8. Io sono partito con un listello iniziale appunto alto 1,8. Per il secondo listello invece dobbiamo avere uno spessore di 1,5 e sempre un'altezza di 1,8. Dopo aver tagliato i listelli, andiamo a misurare 20 cm di lunghezza per ciascun listello. Quindi avremo due listelli spessi 2 cm e alti 1,8, lunghi 20 cm, e altri due listelli spessi 1,5 cm, alti 1,8 e sempre lunghi 20 cm. Dopo aver effettuato questo passaggio, andiamo con la nostra fresa a scavare i nostri 4 listelli. Partiamo con quello spesso 2 cm. Posizioniamo in modo che i 2 cm siano riposti orizzontalmente, mentre sul lato spesso 1,8 sia posto verticalmente. Quindi selezioniamo l'area che dobbiamo tagliare aiutandoci con una matita. Ok, segniamo con una matita l'area che dobbiamo tagliare, mentre non segniamo quella che non dobbiamo tagliare con la fresa. Sistemiamo la fresa in modo che la lama sporga di 5 mm e prepariamoci a tagliare. Non preoccupatevi se il taglio è leggermente irregolare, questo secondo me dà un tocco un po' artigianale al lavoro e soprattutto è un difetto che potremo correggere dopo aiutandoci con la carta vetrata. Bene, questo è quello che abbiamo ottenuto, ovvero un listello con la parte maschio. Andiamo adesso a tagliare quella che è la parte cosiddetta femmina del nostro lavoro. Quindi i due listelli che dovranno stare all'interno. Posizioniamo la parte spessa 1,5 cm in senso orizzontale, mentre la parte più spessa, quella alta 1,8 in senso verticale. Lavoriamo come abbiamo fatto prima, ovvero mediante la matita andiamo a selezionare l'area da tagliare con la fresa, da scavare con la fresa. Anche qui non preoccupatevi se il lavoro diciamo di scavo con la fresa non è preciso, perché quella è una cosa che sistemeremo dopo con la carta vetrata. Ok, abbiamo creato l'invito di 5 mm di spessore, dove andremo a far scorrere la nostra parte maschia. Facciamo una piccola prova. La parte entra perfettamente, non riesce ancora a scorrere bene perché dobbiamo finire, diciamo, con la carta vetrata di togliere tutte queste imperfezioni. Se non riuscite bene con la carta vetrata potete aiutarvi anche con una lima. Andiamo a vedere il risultato. C'è ancora qualche piccola imperfezione, ma scorrono abbastanza bene l'uno sull'altro. Un'ulteriore levigata e scorrono senza problemi. Bene, andiamo adesso a dipingere con della vernice
colore brillante i nostri due, anzi, quattro listelli, anzi. Sono pronti i quattro lati. Aspettiamo che si asciugano e poi rifaremo l'altro lato. Andiamo a preparare adesso gli appoggi del nostro sottopentola, ovvero dove appoggiamo la pentola. Utilizziamo sempre un listello di abete. Mettiamo, facciamo degli appoggi spessi 0,7 cm e lunghi 15. Quindi sistemiamo il nostro fermo e andiamo a ricavare i nostri listelli. Ecco qui il nostro listello spesso 0,7 e adesso andiamo a ricavarne 4 per sottopentola, quindi in totale noi abbiamo due sottopentola che si uniscono, dobbiamo ricavarne 8, larghi 15, spessi 0,7. Con la nostra matita e il nostro righello andiamo a misurare 15 cm e andiamo a tagliare il nostro micro listello. Ecco qui i nostri 8 listelli. Adesso andiamo a eseguire lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima con i supporti maschio e femmina. Adesso li andiamo a levigare, quindi, e mettiamo anche un pochino di vernice in colore brillante. Eccoli qua, belli levigati con la carta vetrata. Andiamo adesso a mettere un po' di vernice in colore anche su questi listelli di appoggio. Andiamo ora ad ultimare quello che è il nostro lavoro, ovvero assembliamo tutto quello che abbiamo creato fino adesso. Andiamo dalle parti, diciamo, esterne, ovvero prendiamo i due supporti maschio e li disponiamo in questo modo. Okay. Prendiamo quattro listelli che ci serviranno, quelli di appoggio. Dovremmo disporli in questo modo. Vedete le parti più belle dei listelli, magari quelle senza, come questo con il segno della lama circolare, che non è proprio bellissimo a vedersi. Okay. Disponiamo in questo modo, quindi questo sarà il risultato finale. Adesso prendiamo la nostra colla, iniziamo ad incollare i nostri supporti alle astine di sostegno. Per fare questo segniamo con la matita di dove vogliamo incollare i nostri sostegni. Quindi prendiamo la matita, qui facciamo, segnatelo sul bordo in modo da farlo vedere, da nasconderlo. Un centimetro anche da qua. Okay. E di solito io faccio 4 centimetri e mezzo. Fatelo a piacere, potete fare anche di più. Io faccio 4 centimetri e mezzo per questo progetto. Quindi 4 centimetri e mezzo di qua, 2 centimetri e mezzo dall'altra parte. Bene, possiamo iniziare a incollare. Se non volete usare la colla vinilica, potete usare ugualmente anche la pistola con la colla a caldo, diciamo che il risultato è lo stesso. Partiamo con la fase di incollaggio, quindi prendiamo un listello, un po' di colla e la mettiamo sul supporto. Basta veramente pochissimo. E disponiamo il nostro sostegno. Vediamo adesso con gli altri. Quindi, ho già segnato il punto. Ok,
Perfetto, adesso aiutandoci con i due listelli di legno andiamo a vedere se effettivamente sono, diciamo, allineati. Io faccio così, in modo molto brutale, mi piace. Ok, adesso sono tutti perfettamente in linea. Perfetto, sistemiamo un peso sopra e aspettiamo che asciughino. Ok, vediamo se i nostri appoggi si sono incollati bene. Aspettate un po'. Bene, adesso giriamo il sottopentola, lo mettiamo in questa posizione, prendiamo la parte femmina del nostro sottopentola, del nostro supporto, e vediamo prima di tutto se scorre in modo agevole. Sì, direi che riesce almeno a muoversi. Ok, perfetto. Poi la posizioniamo appunto dove si dovrà collocare alla fine del lavoro, quindi così. Andiamo ad incollare con lo stesso metodo i quattro restanti supporti. Eccoli qua. In questa posizione andiamo ad incollarli. Lasciate staccato un pochino la parte femmina dalla parte maschio, in modo che possa scorrere meglio. Basta un millimetro, basta veramente un niente. Aspettiamo adesso che si asciughi e poi andremo a rifinire il tutto, magari togliendo i residui di colla che sono rimasti, levigare le ultime parti che magari non sono perfette, diciamo. Ok, a questo punto il sottopentola è finito. Una volta asciugato non ci sono tanti altri miglioramenti da fare, tranne magari con un po' di carta vetrata sistemare diciamo piccole imperfezioni che possono capitare chiaramente. Il nostro sottopentola è pronto, come vedete facile da usare. Si chiude in un istante. Ecco fatto. Bene ragazzi, il video è terminato. Come avete visto è molto semplice fare questo sottopentola. Vi lascio in descrizione, ma anche qui, la pagina Facebook, qui la pagina Instagram e qui il mio blog personale, dove potete trovare lavori vecchi e nuovi che sto facendo. Comunque vi ricordo che qua sotto c'è anche il bottoncino per iscrivervi se vi è piaciuto il video, ma anche i commenti se avete qualsiasi cosa da chiedermi, domande, curiosità, dubbi, perplessità. Rispondo a tutti ragazzi. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!